Più che mai attuale, il tema della riforma della giustizia è stato al centro di un convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Campobasso che si è tenuto nella superba cornice del Convitto Nazionale Mario Pagano. Due tavole rotonde dedicate rispettivamente alla riforma della giustizia civile e di quella penale, come ricorda il presidente dell'Ordine di Campobasso, l'avvocato Giuseppe De Rubertis. L'idea è quella di non tenere il classico convegno sulla riforma della giustizia, perché il tema ovviamente ampio, ma di strutturare l'evento in due tavole rotonde, una sulla riforma della giustizia civile e l'altra sulla riforma della giustizia penale. Per quanto riguarda la valutazione complessiva dell'avvocatura sull'intervento riformatore che aspettavamo da tempo, noi riteniamo che ci sono degli elementi di positività nella riforma, anche se però qualche perplessità la abbiamo. All'incontro presente anche il presidente della Corte di Appello di Campobasso, Vincenzo Pupilella. Anche da parte dei magistrati espressa la necessità di una riforma complessiva che snellisca il sistema e rafforzi gli organici. Restano aperte le questioni di un'amalgama efficace di questa riforma, che è sostanziale sia nel campo civile che in quello penale, da parte delle strutture che sono attualmente ancora un po' carenti, soprattutto perché il personale della magistratura non è adeguato alla domanda di giustizia che abbiamo nel territorio regionale. Il personale amministrativo si è implementato abbastanza, ma è un personale molto giovane, si deve formare, e anche noi operatori consueti della macchina della giustizia abbiamo bisogno ovviamente di digerire una riforma, ripeto, molto sostanziale. In concomitanza col convegno è arrivata la notizia di un anticipo a febbraio della riforma sulla giustizia civile anziché a giugno, tema che desta la preoccupazione della Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Maria Masi. Per quanto ci riguarda, cioè per quanto riguarda l'avvocatura istituzionale, con riferimento sia l'una che l'altro abbiamo espresso molte riserve, peraltro rinnovate proprio oggi con un comunicato stampa congiunto con l'organismo politico, quindi con l'OCF, in vista del proposto emendamento governativo che dovrebbe essere inserito nella legge bilancio, che anticiperebbe addirittura molte, insomma, delle norme contenute nel progetto di riforma, addirittura a fine gennaio e febbraio. E a maggior ragione in questo contesto abbiamo espresso preoccupazione e sconcerto, perché c'è bisogno comunque di tempo per metabolizzare, perché gli uffici, soprattutto l'organizzazione già degli uffici giudiziari, siano, diciamo, pronti ad accogliere e a rendere agibile, diciamo, questo cambiamento.